È un problema annoso di precariato, incancrenito da anni, quello della cooperativa Tercop di Teramo, che gestisce da oltre un ventennio gli stalli a pagamento nel centro storico della città. 647 per l'esattezza, con 26 operatori, tutti svantaggiati, che lavorano a tempo pieno con uno stipendio di 1.000 euro mensili. La gara, indetta dall'amministrazione comunale per il prossimo affidamento, vedrà arrivare un nuovo gestore che potrebbe spazzare via molti dei dipendenti Tercop o ridurre loro pesantemente il salario. Una situazione buia per questi operatori, anche se il sindaco D'Alberto assicura per il futuro che i posti di lavoro saranno sempre e comunque garantiti. Rassicurazioni poco credibili per il presidente della cooperativa sociale Leo Iachini, che annuncia azioni forti. Il sindaco D'Alberto ovviamente fino a ieri anche su questo bando ponte assicurava che sarebbero stati salvaguardati i posti di lavoro. Poi ovviamente un conto sono le rassicurazioni, poi un conto sono i numeri, i ricavi, le cifre su quali poi bisogna pagare gli stipendi dei lavoratori. Con il numero degli stalli affidati e con i preventivi di introiti, sostanzialmente i 26 full time previsti dal sindaco e dai sindacati sono stati un sogno, una chimera che ovviamente non sarà realizzabile, anche perché un conto rassicurare che tutti saranno verbalmente riassorbiti, poi negli atti ovviamente concreti tutto sarà basato sulla compatibilità con l'equilibrio economico finanziario. Cioè quello che avanzerà da spartire per gli stipendi alla fine andrà sugli stipendi, oltre al danno la beffa, quindi noi ovviamente, io personalmente come legale rappresentante della cooperativa sociale ho il dovere, ho avuto il dovere di tutelare, ovviamente di ripristinare la verità e quindi abbiamo ovviamente inoltrato delle azioni a tutela dei nostri interessi e che renderemo pubblica anche nelle prossime ore, se non domani. Ad aggravare la situazione per Iachini c'è anche la proposta dell'assessore alla mobilità Maurizio Verna, che suggerisce di destinare parte degli stalli blu ai residenti ad una cifra simbolica di 30 euro l'anno, un'idea che al contrario piace tantissimo ai cittadini.